Bene amici, in questa fantastica cornice Alexanderplatz siamo a Berlino. Sony presenta il suo nuovo top di gamma, eccolo qua, XZ3. Se siete amanti dei compact non preoccupatevi, XZ2 compact e anche quello normale rimangono in listino. Questo va a posizionarsi un leggero gradino sotto al XZ2 Premium. Vi parlo subito di dimensioni, poi vi parlerò della novità più grande: 158 73, 9,9 mm di spessore per un peso di 193 grammi. Sono numeri che però non rendono giustizia al touch and feel che dà in mano. Sembra un telefono molto più piccolo, forse perché ve lo faccio vedere così: la sezione è molto rastremata ai bordi, completamente in vetro al posteriore, completamente in vetro bombato e curvato anche il display all'anteriore, e qua viene il bello curvato perché va ad adottare una tecnologia OLED, perché è un 6 pollici diagonale, 18 noni, la risoluzione è QHD 1440x2880 e va a mutuare tutta quell'esperienza che Sony ha fatto nel campo degli OLED con la A1, stesso processore grafico, stessa implementazione dell'elaborazione delle immagini, e il display è anche HDR. Ma adesso vi faccio vedere una funzione che mi piace tantissimo. Io, sapete, amo i punte scatta, ho messo il telefono in tasca, guardate, basta tirarlo fuori e metterlo in orizzontale, si può cliccare in mezzo per fare la foto velocemente, quindi tirando fuori dalla tasca veramente in mezzo secondo secondo me si riesce a fare la foto, oppure c'è il pulsante sempre doppia corsa che anche lei attiva, anche lui attiva la fotocamera, clic e scatto. Vi faccio vedere le modalità, eccole qua, possibilità di fare gli slow motion 1080x960 frame per secondo, effetto bokeh, effetti di realtà aumentata, e c'è anche la possibilità delle Google Lens. Ovviamente modalità manuali ve le faccio vedere al volo, ma soprattutto voglio far vedere l'interfaccia della videocamera che può registrare in 4K HDR. Torniamo indietro, vi faccio vedere i vari lati: accensione, spegnimento e volume. Il sensore dell'impronta digitale è sempre un pochino in basso come XZ2, 19 megapixel, la fotocamera stabilizzata elettronicamente, poi il flash LED e il sensore per la messa a fuoco veloce. Sopra c'è lo slot per mettere una SIM più l'espansione per la micro SD, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria integrata, e poi qua c'è il secondo microfono sotto tipo C e primo microfono. Come vedete non c'è il jack per le cuffie, ma in confezione ci sarà l'adattatore proprio per il jack cuffie. Ma vi parlo della novità più interessante, ovvero il display. Ve ne ho parlato prima: OLED, 18 noni, 6 pollici, QHD, quindi 1440x2880 pixel, con un software di controllo mutuato dai televisori Bravia. Volevo far vedere qua nel display le varie possibilità e le ottimizzazioni per quanto riguarda anche il colore, con il bilanciamento del bianco, il bilanciamento dei colori e l'aumento della qualità con i video. Torniamo indietro perché voglio far vedere come fortunatamente, e come abbiamo visto dalla cantinetta, il Sony è una delle case che va a aggiornare presto e prima di altre i software dei telefoni. Guardate, abbiamo la versione 9 di Android, quindi esce già con Android Pie. Ma Sony ha lavorato anche per l'utilizzo a una mano, anche se devo dire la verità si tiene bene in mano, non è particolarmente grande, ma guardate, e lì ne abbiamo avuto una piccola anteprima. Se faccio doppio tap qua lateralmente dove c'è il display, però non sulla scocca che è in alluminio, esce questo menu che è gestito da un'intelligenza artificiale che va a capire quali applicazioni noi vorremmo utilizzare, probabilmente andando a pescare quelle che utilizziamo di più, e ce le mette qua in 9 applicazioni preferite, poi qua sotto toggle rapidi e impostazioni. Con uno swipe in basso questo menu si va a chiudere, menu che si può attivare anche a display in standby, ovviamente è una questa è un'opzione. La batteria è da 3333 mAh e Sony si è concentrata tantissimo anche sull'audio, perché ha un audio stereo più potente del 20% rispetto al suo predecessore. L'audio esce da qua sotto, c'è una fessura qua sotto nel vetro, mi sembra molto bella, e poi qua sopra con un'altra fessura. La camera anteriore è da 13 megapixel, sarà disponibile in tre colorazioni, questo è il nero, poi sarà un verdone e
un altro argento, 3D Creator, che viene implementato in una funzionalità carina, perché si possono animare le diciamo le creazioni tridimensionali, le scansioni tridimensionali che vengono fatte. Ovviamente qua potete anche scansionare la vostra faccia e poi implementarla anche su applicazioni di terze parti di realtà aumentata. Le prime impressioni sono veramente ottime, display bellissimo, design al passo coi tempi, molto stondato, se un 6 pollici però si tiene bene in mano, prezzo non è ancora ufficiale, io ritengo uscirà come a livello di prezzo di XZ2 quando è stato presentato, quindi intorno agli 800 euro, ma spero di averlo presto perché finalmente un OLED, software Sony, mi è sempre piaciuto, insomma un telefono che ha delle potenzialità. Ciao!